all my day. I bid farewell to old Kentucky, the place where I was born and prayed, the place where he was born and prayed. L'idea di tutto questo è nata una quarantina di anni fa, circa, perché dovendo traslocare e da un podere grande passare a uno piccolo, avevi tanti attrezzi che non sapevi dove metterli. Quindi qua c'era un locale che abbiamo messo tutto quello che non serviva più in agricoltura, cioè dal carro ai varie attrezzature, zappe, ferri, seghe, e di lì piano piano è cominciata la raccolta. Allora, cos'è la raccolta? Si puntava di fare tutti attrezzi agricoli, cioè il mondo agricolo, i suoi attrezzi, e quindi andando lungo il tempo, man mano che si sentiva che un contadino smetteva, vandeva zoda contadino, cioè smetteva fare il contadino, ci andavamo a casa, poi voi hai della roba vecchia che dai via, cosa, e allora di lì è partito quello che ti dava, eccetera, di lì è partita la raccolta, poi un pezzo, poi l'altro, finché mi sono deciso di ampliare, e questo qui è tutto l'ampliamento che ho cercato da mettere in settori. Quindi si parte di qua, che c'è il reparto canapa, i pettini, la canapa grezza, fino ai prodotti finiti che sono le corde, la tela, e poi dopo ho messo un po' la stalla, i vari finimenti, sia la Bred, la Sumar, quella Precaval, le guide in cuoio per le bestie da guidare dal di dietro, poi c'è la stalla, tutti gli arnesi che si usavano nella stalla, la sedia dal cavallo. Tutto quello che ho trovato, che lì
ci sono il Cavalier dall'Anelis e il Tiraduri. Vado avanti, cioè che dopo è il reparto da falegname, che pialle, sappe, sappetti, scalpelli, squadre, qua ci sono le varie seghe, Altruel, qui Altruel a Scartos, quelle a Lumac, non so come si chiamano, poi gli attrezzi dal ferro, un po' del fabbro, quello che si pensa che avesse, che si usasse da... E poi dopo la passione è passata da tutti i pezzi fatti a mano, perché i pezzi fatti a mano non ce n'è mai uno uguale all'altro. Quindi dopo regalati, qui ho trovato roba per calzolaio. Questi qui di sotto è un set che usava un vecchietto per restaurare, impagliare le sedie. Dopo le varie forbici, perché ne avevo di tanti tipi, dai, fai vedere anche quello. Solaui al curtlazi, che si usavano da tritare la carne prima che venisse la macchina per macinare la carne. Andando avanti, ci sono tutti arnesi da taglio, roncole, e Sgetlafels, Epnet, e Marassin, cioè, ma non è quello lì. Poi dopo ho messo le lucerne, cioè tutti i lumi là in alto, quelli a carburo, dopo ce ne sono quelli a petrolio. E in fondo ho messo qui le caldaie che andavano sia alco, queste qui, da riscaldare le pietanze che si usavano in cucina, o che andavano a alcol o a caffè, cioè il petrolio bianco. Well, I don't care and the sun don't shine, I don't care when the bells don't chime, just as long as you love me. I don't care and the top don't spin, I don't care on the Jill's Mulgin, just as long as you love me. So dark and let it rain, let it snow, let the cold north and blow, just as long as you love me. North to south, east to west, you know why we strangers, just as long as you love me. Well, I don't care and the bird don't sing, I don't care the bell don't ring, just as long as you love me. I don't care when the world don't turn, I don't care when the fire don't burn, just as long as you love me. So dark and let it rain, let it snow, let the cold north and blow, just as long as you love me. North to south, east to west, you know why we strangers, just as long as you love me. Oh darling, just as long as you love me. Well, I don't care when the sun don't shine, I don't care when the bells don't chime, just as long as you love me. I don't care when the top don't spin, I don't care on the Jill's Mulgin, just as long as you love me. So dark and let it rain, let it snow, let the cold north and blow, just as long as you love me. North to south, east to west, you know why we're strangers. Dai,
sai, con i martelli qui ho cercato di assemblarli tutti in una porta, non so adesso, e poi ho cercato di fare tipologia, cioè dai quelli da spaccare i sassi, da quelli per battere le macine, da spaccare le pietre, questo qua da tappezziere, da ramaiolo, da carpentiere, cioè dopo ci sono anche vari da fabbro, pezzi particolari che ho sempre, e il più vecchio si è sempre considerato questo qui, che uno dopo alla fine mi diceva: ma guarda, questo si usava per fare i fori nel ferro da cavallo, da mettere i chiodi, cioè i fori per i chiodi nel ferro da cavallo, perché uno puntava la punta lì e l'altro picchiava qua. Altri pezzi particolari, questo qua è il tassadur, che serviva per battere i cerchi alle botti. Poi il martel da battere la fera, cioè i martelli e l'incosan, perché dopo ogni tipo di incudine aveva il martello che si doveva adattare. Questi pezzi qui, te lo faccio vedere, lecciamè e sfroc. Allora, che cosa serviva? Per e furminton, la punta qua serviva per forare e scartoz la panoccia, poi aprivi la panoccia, poi dopo con questa facevi saltare via le prime due file di chicchi e poi di qua la sgranavi tutta. Questa si usava prima che arrivasse il macino, cioè il quel da sgarnea a mano. Cioè, cosa serviva la caparella? Era il mantello del contadino, cioè quando aveva freddo con quello lì che te lo mettevi al collo e delle volte ti copriva doppiamente, perché lì sotto stavi caldissimo. Poi aveva anche le braccia in modo che usavi anche la bicicletta, cioè per, e poi dopo c'era detto i tafat la caparella, cioè ti hanno nascosto lì sotto. Fasinca, cioè l'era proprio di Fassel che te l'avesse, cioè così ho trovato nei libri. Poi dopo qua, cioè, mi sono appassionato per certe cioè, circostanze che a me, dopo non so, qua è un po' la mia biblioteca di roba vecchia, che se vuoi che te l'apro un po'. Questi sono tutti libri di conti colonici degli anni 50, 35, 36, 37, lì le ne ho fino al 60, 60 mi sembra. Thank you.
Thank you.